Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Eccoci per questo secondo momento del nostro mini raduno qui a Verona. È sempre per me motivo di grande gioia, come vedete, raggiungervi qui in questa, se mi permettete di chiamarla, enclave, con tutto il rispetto della diocesi di Verona, ma che evidentemente anche essa bergogliana, ma c'è veramente una enclave, come la chiamo io, enclave proprio cattolica, che resiste. Ecco, vi saluto tutti con grande affetto, dunque vi porto i saluti dei nostri fratelli della Resistenza Cattolica di Roma, ecco, dove domenica sono stato. Non siamo chissà quanti, però ci siamo, ecco il piccolo resto. Penso che avrete capito, anche qui a Verona, che io mi sto occupando in questo itinerario di riflettere sul tema eucaristico. Ecco, per quanti avete seguito sia le omelie che poi anche e soprattutto le catechesi di ieri sera e di domenica, vi sarete resi conto che ho voluto parlare del tema centrale della nostra fede cattolica, che se ci chiedesse un musulmano o un ebreo qual è il tesoro più grande che tu in quanto cattolico possiedi, oggi risponderebbero gli immigrati, ma invece noi poveri vescovi, invece noi rispondiamo l'Eucaristia, che come vedete è un tema assolutamente inspiegabilmente boicottato. Il silenzio nel contromagistero bergogliano sull'Eucaristia la dice lunga sulla identità assolutamente non cattolica di questo magistero, di questo contromagistero, perché dell'Eucaristia tutti i pontefici si sono sempre preoccupati di parlare. Non si può non parlare dell'Eucaristia, perché è il dono più grande che Dio ci ha fatto, è la prima sorgente di santificazione delle anime. Senza l'Eucaristia non c'è la Chiesa, ma infatti noi vediamo molto bene che c'è una falsa Chiesa che è priva della presenza eucaristica. Nei giorni scorsi a Roma ho voluto sottolineare, anche ieri sera credo di averlo fatto a Reggio Emilia, ho voluto sottolineare i 4-5 passaggi di demolizione di questo che abbiamo chiamato, a ragion veduta, il baluardo della fede cattolica. Io ho ancora sotto gli occhi, a proposito di quel tradimento della Chiesa postconciliare che ho detto poc'anzi, no? Vi dicevo, io mi sono formato con i testi del Concilio Vaticano II, non con quelli di Trento. Non esisteva il Concilio di Trento negli 8-10 anni di studio teologico, prima a Palermo e poi a Roma, alla Gregoriana, inesistente, esisteva solo e soltanto il Concilio Vaticano II. Dunque io non mi sono formato in un seminario lefebriano, ma proprio per quello dico questo tradimento. Vi stavo citando un testo di uno dei diciamo degli artefici del pensiero conciliare, il gesuita fatto cardinale da Giovanni Paolo II, Henri de Lubac, non so chi di voi lo conosce, in un testo divenuto famoso, Cattolicisme, e poi anche nell'Eglise, adesso non mi ricordo se era l'Eglise, comunque lui sviluppa il rapporto patristico dei padri della Chiesa riguardo dell'Eucaristia che fa la Chiesa. Cioè è la Chiesa che fa l'Eucaristia, no? Celebra la messa, per dire, no? Ma è anche soprattutto l'Eucaristia che fa la Chiesa. E allora Satana, attraverso le logge massoniche, per distruggere la Chiesa, doveva mirare a quello che era il baluardo più importante per noi cattolici, quello che ci costituisce come Chiesa, la messa. E ho detto a Roma: tutti devono sapere ciò che finora pochi sanno, perché è una questione questa del cambiamento della messa che purtroppo rimane emarginata, come vedete. Il tema è quello dell'immigrazione, i vescovi si sono tradotti in politicanti anti-Salvini, va bene? E il loro scopo sembrerebbe essere esponenti di una ONG internazionale che è la Chiesa di Roma. Niente più alcun interesse per la salvezza delle anime, non c'è nessun vescovo che parli mai della salvezza delle anime,
provate a cercarlo in Italia e me lo portate, non il vescovo, che non so cosa farmene, ma il testo. Anche loro non sanno cosa farsene, a dire il vero. Quindi è reciproco, a proposito di quello che dicevo ieri sera, che non ci può essere alleanza alcuna. Ma trovatemi un vescovo che parli del tema del peccato, che parli del tema del peccato originale, del peccato mortale, della confessione, del tema della grazia. Lo trovate voi in giro? Non c'è, non c'è. I temi sono l'immigrazione, allora il tema eucaristico, i temi sociali, i poveri. Quasi come se questo benedetto Gesù di Nazareth fosse un precursore della falce e del martello. Se è sbagliato, non era la croce il simbolo, era falce e martello, il Che Guevara della Palestina di 2000 anni fa. Peccato non esistesse il sigaro. Questa versione latinoamericana, che così tanto sta piacendo ai cattolici italiani, soprattutto i preti che non fanno i presepi, che chiudono le chiese, che stanno in jeans e coi capelli lunghi e vanno in giro ad aiutare gli immigrati, poi però chissà perché si scoprono sempre, dalla mia parte si chiamano intrallazzi, ma comunque lasciamo perdere. Questa versione latinoamericana populista, questa versione delle teologie della liberazione che hanno trasformato il Vangelo nel capitale di Marx, capite? E che hanno sostituito il tema della redenzione col tema della liberazione, e il tema del peccato col tema del riscatto, e il tema della salvezza col tema della rivoluzione. Capito? Questa teologia ha trovato terreno fecondo anche qui in Italia, inspiegabilmente, no, non inspiegabilmente. L'ambiguità del post-concilio ha preparato satanicamente il terreno all'impostura. Bergoglio ha trovato niente affatto impreparato il cattolicesimo italiano. Questo matrimonio tra Bergoglio e il cattolicesimo italiano post-conciliare è qualcosa di assolutamente sorprendente, se ci pensate. Come noi cattolici non rimaniamo, direi, perlomeno sorpresi che manchi ogni riferimento all'Eucaristia? Che Gesù di Nazareth faceva lo sporco e faceva lo scemo. E tutti i cattolici italiani sono tutti contenti. Cioè, questo von Balthasar l'aveva anche introdotto. Queste teologie della prassi, come si chiama, cioè le teologie della liberazione che hanno sostituito, non so se qualcosa sfugge, alzate la mano, finora è chiaro, spero, queste teologie della liberazione hanno sposato il marxismo. Andate a leggere cosa diceva Bergoglio al convegno, al raduno lì ad Aparecida, no? Prima di diventare papa. Lui a proposito, papa, insomma, quello che chiamano Papa, e lui ha proposto proprio questa versione sociologica della fede, dove il soggetto protagonista, oltre che destinatario del messaggio del Vangelo, sono i poveri. E questa è una, assolutamente non è vero. Gesù Cristo non è venuto sulla terra, non c'è scritto da nessuna parte che sia venuto sulla terra per riscattarci dai mali sociali. Gesù Cristo, come dice l'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria nell'Annunciazione, ma è ovvio, non c'era il registratore, quindi chissà se veramente l'angelo ha detto quello, ha detto: egli verrà a salvare il suo popolo, cioè noi, dai propri peccati. Allora il tema della Messa, il tema eucaristico è assolutamente... E voi notate che i vescovi, c'è un'omologazione al pensiero bergogliano che è qualcosa di, a mio avviso, di soprannaturale. Il Bergoglio non parla più dell'Eucaristia e non si parla più dell'Eucaristia. E quando se ne parla, notate bene, se ne parla in modo eretico. Allora, io ho voluto sviluppare, perché i temi sono quelli, gli argomenti, no? Bisogna portare gli argomenti. Ho voluto sviluppare il passaggio della Messa, da Messa cattolica a Messa luterana. Va bene? Ho portato quattro passaggi, diciamo, inconfutabili. Ve li ribadisco e poi vi propongo il tema di questa sera. Il primo passaggio, l'ho detto a Roma, l'ho detto a Reggio Emilia, lo dico qui a Verona,
probabilmente, lo dirò anche domani a Milano, però questi passaggi sono fondamentali perché devono entrare nella nostra mente. Primo passaggio, dalla messa come sacrificio alla messa come cena. Ecco. La riduzione della messa, anzi prima vi leggo i passaggi, poi andiamo allo specifico. Primo, dalla messa come sacrificio di Cristo, questa era la messa come l'ha, diciamo, codificata San Pio V nel Messale Romanum e con il Concilio di Trento, va bene, la messa è, lo dicevamo ieri sera, nella Catechesi a Reggio Emilia, il sacrificio di Cristo sulla croce. Noi abbiamo appena vissuto il sacrificio di Gesù sulla croce, è chiaro. San Pio X dice che nella messa il Gesù muore in croce in modo sacramentale, lo dice San Pio X nel Catechismo, in modo sacramentale, non storico, e in modo incruento, non cruento, cioè 2000 anni fa storicamente il nostro Signore Gesù Cristo è salito sulla croce come ostia, come vittima per la salvezza del genere umano. Ma la sera prima ha istituito l'Eucaristia, cioè la Messa, come segno permanente della sua presenza in mezzo a noi e come rinnovazione di quel sacrificio che l'indomani egli avrebbe compiuto sul Calvario. Quindi l'altare non è la mensa della cena. E avete visto in queste sere, io ho parlato delle frasi di Lutero, ho citato Lutero, che diceva dobbiamo distruggere la Messa come sacrificio. Chiamatela, diceva lui nel missale, nel breve dunque rituale che aveva preparato per i luterani, appunto per i protestanti, chiamatela come volete, cena del Signore, commemorazione della cena, mensa del Signore, purché non lo chiamiate sacrificio, che invece è quello che la Chiesa Cattolica ha sempre detto, e Cristo agisce nella persona del sacerdote, capite? E in quel momento lì, hoc est in corpus meum, nel momento in cui si alza l'ostia consacrata, soprattutto il calice col sangue di Cristo, in quel momento Gesù sta rinnovando il sacrificio della croce. E l'altare è il Calvario. Il Signore ci ha mandato Padre Pio piuttosto di recente, affinché questo cattolicesimo distratto e disorientato e smarrito del Concilio Vaticano II potesse ancora vedere in Padre Pio visivamente l'esperienza. C'è un bellissimo dialogo tra Padre Pio e Cleonice Morcaldi, la sua figlia spirituale, nella quale Cleonice chiede come lui vive la messa. È straordinario, certo ogni sacerdote dovrebbe leggere quelle pagine lì. Non siamo chiamati a vivere come viveva Padre Pio la messa, non in modo mistico, ma sacramentalmente sì, con le dovute disposizioni, perché lui dice, Padre Pio, rivivo la passione di Cristo. Dal giovedì santo, dall'ultima cena, alle 3 del pomeriggio, la messa è rivisitazione ed è rinnovazione, figlioli cari. Se il mondo si regge è perché c'è il sacrificio di Cristo in croce, ma con il Concilio Vaticano II la messa non è più stata chiamata sacrificio. Perché? Come mai e da chi? Fra un momento lo vedremo, perché io finora mi sono limitato a citare i passaggi, ma non ho contestualizzato alcuni di questi passaggi. Tra stasera e domani lo faccio, così il quadro di questo tour apostolico, sacerdotale, chiamatelo come volete, di Don Minutella in giro per l'Italia possa apparire come un tour di ripristino dell'identità cattolica attraverso la percezione dell'eucaristia, perché la crisi nella Chiesa, questo Lefebvre aveva ragione, la crisi della Chiesa è la crisi eucaristica, è il cambiamento della messa che ha introdotto la crisi nella Chiesa. Il secondo passaggio, si è passato dalla messa in latino, la lingua ufficiale del cattolicesimo romano. È vero che non è una lingua conosciuta da tutti, è vero che, come la chiamano, è una lingua morta, ma la messa non va capita, la messa va vissuta. E immaginate voi, Dominus vobiscum, per dire, no? Tutto questo patrimonio, non solo linguistico, ma concettuale, è stato alterato. Perché la messa è stata tradotta nelle lingue nazionali.
ed ecco allora il terzo passaggio. Il pretesto delle traduzioni, niente affatto pastorale, perché non è risultato vincente, le chiese non si sono ripopolate, anzi, si sono chiusi i seminari, si sono chiusi i conventi, e quelli che ancora oggi esistono sembrano a talora, quasi sempre, sovente, campi di concentramento. Guai se un frate, una suora in un convento, in un istituto, in un monastero esprime dissenso o sospetto nei confronti di creazioni di Bergoglio, ti isolano. Ma il terzo passaggio, questo è quello che voglio che cogliate, la traduzione nelle lingue nazionali è stata il pretesto per introdurre il cambiamento delle parole della consacrazione. E l'Italia resta paradossalmente, ma mica tanto, la piattaforma più significativa di questo. Perché poi, come vi dirò, Benedetto XVI ha voluto operare, ha tentato di operare una riforma della riforma, come si dice, no? Quella che oggi incarna il Cardinal Sara. Ma dov'è? Boh, sarà dove sarà, ma lui doveva essere, io ho guardato con grande fiducia a lui, sapete che l'ho incontrato, e doveva essere artefice lui della riforma, cioè la riforma del Concilio Vaticano II è andata in una certa direzione che a un certo punto è impazzita, per cui Ratzinger, già da cardinale, poi da pontefice, ripristinando, restituendo la messa Vetus Ordo con Summorum Pontificum e poi con una serie di scelte, ha tentato di ripristinare, di ricondurre i fedeli alle parole esatte, ha chiesto alle conferenze episcopali che avevano tradotto nelle varie lingue le parole della consacrazione di ritornare all'originale latino, rimanendovi fedele. Sapete voi che le conferenze episcopali di area spagnola hanno effettuato il passaggio richiesto da Benedetto XVI, quella italiana no, perché nel messale italiano promultis, provobis et promultis e fundetur, è stato inspiegabilmente tradotto con versato per voi e per tutti. Dove sta per tutti? Non c'è. Multis non è tutti, è una traduzione che rompe la tradizione. Basta cambiare la vocale. Traduzione, tradizione, no? Ecco, e da questo si è passato finalmente alla possibilità di prendere la messa, che non era più sacrificio, che non era più il latino, che non era più con le parole esatte, a una messa totalmente da prostituire. La messa è stata prostituita. A partire dagli anni 70 fino ai nostri giorni, noi abbiamo assistito ad una dolorosa dissacrazione progressiva del sacrificio di Cristo. Le messe fra un po', grazie anche a questo contro magistero bergogliano, stanno diventando una sorta di parata. Preti vestiti da clown, messe celebrate nelle spiagge seduti, avete visto quel vescovo amico di Bergoglio, perché i più amici di Bergoglio sembrano essere quelli che fanno le stravaganze maggiori dal punto di vista liturgico, seduto in riva al mare, seduto che fa la consacrazione con i pantaloncini e la canottiera, il vescovo insieme ai fedeli in riva al mare, il prete che in Puglia si mette in acqua, nelle acque marine, perché faceva caldo, quindi tutti in costume a celebrare messa lì. Le messe beat degli anni 70, vi ricordate, i tamburelli, le chitarre, e poi non parliamo dei neocatecumenali, tutti intorno all'altare, e la consacrazione effettuata con l'ostia messa nelle mani dei fedeli, e poi non parliamo di certe versioni carismatiche del rinnovamento, certe, non tutte, va bene, dove si è assistito, e poi la dissacrazione che è passata attraverso una sorta di rifiuto della solennità dei gesti sacri, quello che si chiama, non so se mi state seguendo, penso di sì, minimalismo liturgico, che gli orientali non hanno perduto, perché noi non siamo cartesiani, siamo cristiani, cioè non partecipa solo lo spirito, il corpo, i sensi corporei, questa pedagogia liturgica è preziosa, il corpo con i suoi sensi partecipa, i canti, quelli belli, no? Sacri, divini, dal sapore divino, e poi i profumi, l'incenso, no?
i colori, l'altare ricco, i paramenti. È stata una lenta, inesorabile, dolorosa dissacrazione della messa. Al punto tale che oggi il baluardo è pressoché espugnato. Ecco perché io questa sera, in questi altri minuti che mi restano a disposizione, vorrei parlarvi del capitolo 37 di Romano Amerio, nel suo libro Iota Unum. Il professor Amerio, un professore che è legato alla tradizione, che nel 1985, a vent'anni esatti dal Concilio Vaticano II, ha potuto offrire un cahier de doléances, però motivato, delle stravaganze pastorali, dottrinali e financo liturgiche che si ascrivevano alla bandiera della riforma conciliare e che in realtà hanno introdotto la confusione nella Chiesa. Il professor Amerio non avrebbe mai potuto immaginare che a determinarla in maniera ufficiale sarebbe potuto accadere che un falso papa coesistesse con un vero papa. Ecco. Allora io vi leggerò i passaggi più importanti di questo testo e poi concluso. Dice lui, parte il titolo del capitolo è l'Eucaristia, ma io vorrei mettere un sottotitolo: la crisi della Chiesa è crisi eucaristica. Se il sole non desse più la sua luce, figli cari, il suo calore, noi saremmo fritti. Lentamente la vita scomparirebbe dal pianeta. La vita animale, umana e vegetale. Perché il sole è fonte di vita. La vita esiste sulla terra perché c'è una distanza sufficiente a permettere le forme di vita. Ora, il sole che dà vita alla Chiesa è la Messa, è l'Eucaristia. Offuscato il sole eucaristico, la Chiesa muore. E il professor Amerio dice: l'Eucaristia è il fastigio della religione e la consumazione del sacro. Verso di essa, cioè verso l'Eucaristia, tutti gli altri sacramenti sono quasi soltanto sacramentali, cioè cerimonie preparatorie. È vero questo. I sette sacramenti sono tutti degni di rilievo, ma qui lui fa un'affermazione molto forte, cioè che gli altri sei sacramenti, compreso il battesimo, appaiono addirittura come sacramentali, al punto che l'Eucaristia, dà loro ragione. Qui c'è la visione di San Tommaso d'Aquino, a dire il vero, che dice che baptismus est incoatio vitae christiane. Questo me lo ricordo dai miei studi, cioè il battesimo è incoatio, bisogna dire esordio, inizio della vita credente. Sed eucaristia est consummatio vitae christiane, cioè come il battesimo è l'inizio della vita credente, l'Eucaristia è consumatio, un termine bellissimo, come quando si dice che il matrimonio è stato consumato, no? Ratificato, è la ratifica del cammino di fede. Ecco, e il professor Amerio dice che ogni interpretazione quindi del dogma eucaristico deve salvare la presenza reale del corpo di Cristo nel sacramento, cioè la presenza reale. E l'Eucaristia cade, il culto eucaristico cade o si regge se viene salvato tale realismo, cioè l'Eucaristia è Cristo Gesù, non rappresenta, non significa, capite? L'Eucaristia è la presenza reale di Gesù in mezzo a noi. A luce di questo io mi domando come il Signore potrebbe essere realmente presente nella falsa Chiesa. Ma questa è una cosa di cui parlerò domani. Invece, per concludere, io volevo dirvi che a un certo punto il professor Amerio fa un'analisi sottile delle parole di Cristo e poi verifica come Paolo VI, particolarmente lui, artefice veramente coraggioso, io non so come abbia potuto fare del cambiamento della Messa,
e si trova in una impasse dalla quale non è riuscito a venire fuori, come ora vedremo. Il primo aspetto, anzitutto. Il fondo del dogma eucaristico è racchiuso nel verbo greco estin, dei sinottici, e di Prima Corinzi 11:24, cioè questo è in latino hoc est enim corpus meum, dove, attenzione, enim, e come provato dalla posizione, non vale come infatti, ma come realmente. L'ha potuto dimostrare una commissione di latinisti presieduta da Giovan Battista Pigli dell'Università di Bologna. Quindi andrebbe tradotto letteralmente: questo enim significa realmente, estin in greco, est in latino non è significa, capite? E quel verbo lì è est, indica tutto. Non se ne viene fuori, al punto che Lutero è stato costretto a dire: il testo per me è troppo forte. Quando gli chiedevano: ma guarda Lutero, che te ci credi così, colà, tutte le storie sulla transustanziazione, perché la presenza reale di Gesù nell'ostia consacrata porta con sé il tema tridentino, che suona come bestemmia alla Chiesa post-conciliare, apostata ed eretica. E qui aveva ragione Lefebvre. La transustanziazione. Paolo VI ha operato un cambiamento che adesso vi lascerà a bocca aperta. Voi stessi reagirete come reagisco io quando vi ho detto: tutti devono sapere ciò che finora pochi sanno. Ma anche io rimango a bocca aperta, mi domando: ma come sia stato possibile mettere le mani a ciò che era intangibile, sacro? Lutero dice: questo testo è troppo forte per me, non ci sta, perché il verbo è est, in greco estin. Quindi la presenza reale è garantita dalle parole stesse di Gesù. Ora, dice il professor Amerio, si è sviluppata, lui parla di una teologia neoterica. Mi ha detto: che significa neoterica? Neoterismo, vai a cercare te, significa scuola di pensiero che introduce le novità anche senza un contesto ben preciso, il gusto di introdurre novità. Allora il neoterismo è quello del Concilio Vaticano II, ha introdotto delle novità senza neanche esserci un contesto ben preciso per applicarle, perché noi siamo cattolici. Ho citato nei giorni scorsi le frasi del priore di Tese, Fra Roger Schulz, che diceva: non capisco perché questi cambiamenti della messa, che per noi protestanti appaiono fondamentali, per i cattolici siano secondari. Dice lui: dovrebbe essere al contrario. Ma appunto i protestanti non smettono di stupirsi, come gli ortodossi, come i musulmani, come gli ebrei. Tutto il mondo è stupito dinanzi a Roma, che, come aveva detto la Madonna alla Salette, diventa la sede dell'anticristo e perde la fede. Tutto parte da questo, dall'Eucaristia. Nel sistema neoterico del Concilio Vaticano II, cioè a tutti i costi introdurre la novità, la profondità del mistero eucaristico, tolto il tema della presenza reale, del sacrificio e della transustanziazione, dice il professor Amerio, si dilegua. Mi pare che finora ci siamo, no? Allora, i neoterici del Concilio Vaticano II insistono sul fatto che la messa è la cena del Signore, riprendendo questo, come vi ho detto in questi giorni, da Lutero. Però questo ha portato, questa decisione grave, neoterica, di Paolo VI, che ha portato alla cambiamento della messa, ha condotto, dice il professor Amerio, a fare in modo che il culto eucaristico cattolico, quello chiamato tridentino, si è perduto pressoché del tutto. Mi pare che sarete d'accordo. Fuori della celebrazione Gesù è sempre stato adorato, perché il culto del Santissimo, le visite, le esposizioni solenni, le 40 ore, le devozioni riparatrici sono oggi cadute in disuso e quasi evitate come deviazioni. Oggi molti parroci bergogliani non si inginocchiano più, hanno tolto gli inginocchiatoi.
Giovanni Paolo II, già nel 1980, 2 anni dopo essere stato eletto, era preoccupato di questa deriva. E così scrive una lettera indirizzata a tutti i vescovi dal titolo Dominice Cene, in cui credette di dover chiedere perdono, cito, e sono parole di Wojtyła, per tutto ciò che in seguito all'applicazione talora parziale, unilaterale, erronea del Concilio Vaticano II, ha eccitato lo scandalo e il disagio circa l'interpretazione della dottrina e la venerazione dovuta a questo grande sacramento. Sarebbe stato utile in quel momento chiamare per nome gli artefici di questo, invece nello stile, come dice Romano Amelio, della desistenza dell'autorità si è indicato l'errore, ma i fedeli hanno mai capito chi erano gli erranti. Un'altra cosa è quello che ha fatto Don Minutella prendendole da tutte le parti quando chiama l'errore per nome. E questo così voi vi mettete in guardia. Ecco, questo abbandono dell'adorazione durante la messa, quindi non ci si è più messo in ginocchio. Cioè, quando Bergoglio non si mette in ginocchio, i suoi difensori, gli apologeti bergogliani, dicono che è perché ha dolori. Peccato che li smentisca Bergoglio quando si inginocchia davanti al piede del musulmano per lavarglielo il Giovedì Santo. Tra l'altro, trasformando il Giovedì Santo, che è l'istituzione dell'Eucaristia, uno dei momenti più sacri del cattolicesimo, in un gesto che elogia l'impegno sociale. È proprio un cambiamento di paradigma. Ma la gente, le masse non si accorgono, come abbiamo detto a messa, sono completamente accecate, è l'attuazione del terzo segreto di Fatima. Questo abbandono dell'adorazione durante la messa e anche fuori dalla messa, quindi l'adorazione eucaristica, è stato l'effetto della desostanzializzazione dell'Eucaristia, cioè dal momento che non è più la presenza reale e che il pane e il vino non sono transustanziati nel corpo e nel sangue di Cristo, ma è un pane che indica la fraternità, è così che a Bose, comunità eretica, Enzo Bianchi vive l'Eucaristia, è così che ormai si vive l'Eucaristia da parte dei vescovi italiani, l'orefice la vive così a Palermo. È un convito fraterno dove questo spezzare il pane e darlo nelle mani è un gesto simbolico alla maniera luterana. Questi sono diventati i pasdaran di Lutero, peggiori dei luterani stessi, perché almeno Lutero ancora sembrerebbe non avere toccato per paura il tema della presenza reale. Questi invece non ci credono, la messa, come ora vedremo, è un convito fraterno e non c'è bisogno di mettersi in ginocchio. Dobbiamo stare tutti in piedi nelle chiese circolari, se possibile tutti attorno all'altare. Non c'è più neanche tanta differenza tra il sacerdote ordinato e i sacerdoti battesimali, il sacerdozio battesimale. Siamo tutti il popolo di Dio, perché la messa da atto sacrificale, cioè la messa da sacrificio, con l'avallo di Paolo VI, inizialmente entusiasta e subito dopo depresso da questo cambiamento a cui ha dato il suo placet, da atto sacrificale la messa oggi è divenuta atto conviviale e non è più la stessa cosa. Da atto sacrificale la messa si è trasformata nelle vostre comunità post conciliari, felicemente bergogliane, in atto conviviale. Non si celebra più il sacrificio di Cristo in croce, si celebra l'agape fraterna. E così noi sappiamo qual è il pretesto che anche hanno adoperato, lo dico en passant perché devo concludere, che hanno adoperato i teologi post conciliari quando hanno parlato del fatto che l'adorazione eucaristica fino all'undicesimo secolo non è attestata. È un'invenzione, la chiamano così, del Concilio di Trento. E qui si nasconde una operazione disonesta, quasi come se, ve lo dicevo a messa, la Chiesa fosse nata col Concilio Vaticano II e ciò che c'è stato a Trento deve essere abolito. Ma la Chiesa
non ha mai abolito i concili precedenti, non so se mi capite. È vero che il culto eucaristico si è sviluppato col concilio di Trento a causa della riforma luterana, no? Ma proprio per questo è un patrimonio che andava custodito, non disperso. Ecco, allora, la disposizione morale con cui il popolo cristiano guardava al sacramento è variata. È variata. Dall'atteggiamento di riverenza, di timore, ma nel senso biblico del termine, di profonda tenerezza religiosa popolare, si è passati alla tendenza neoterica post-conciliare che ravvisa nell'Eucaristia non più il sacrificio della croce, ma un pasto di agape in cui si celebra l'unione dell'amore della comunità. E nella comunità è presente Cristo, anzi, Cristo è più presente nell'assemblea che non nel pane. Come è presente Cristo nell'assemblea? Poi lì Paolo VI disperato ha scritto l'enciclica per precisare. Come è presente Cristo nell'assemblea? È presente in modo simbolico, no? Mentre nell'Eucaristia andava detto è presente in modo reale. No, non è più così. Cristo è presente nello stesso modo che nel pane e nell'assemblea, perché la messa non è più il sacrificio, come voleva Lutero. Si avanzò fino a sostenere la presenza del Cristo nel sacramento essere presenza spirituale, non più reale. Spirituale, non più reale. Ecco che cosa è stato scritto nel Giornale del Popolo il 27 marzo 1980. La messa è divenuta finalmente frazione del pane, cioè spartizione dell'amicizia all'interno dell'assemblea liturgica. Noi non possiamo ascoltare tutto questo senza un intimo senso di smarrimento e di dolore, se veramente amiamo il Signore e la sua Chiesa. Anche questi bambini potessero capire, alzerebbero la mano per dire: padre, chi è stato a fare questo? Come nella parabola della zizzania, vi ricordate? Quando gli apostoli dicono: maestro, chi è stato? E Gesù risponde: un nemico. Un nemico. Un nemico ha fatto questo. Il tentativo di rappresentare perciò la messa come cena del Signore ha anche condotto a decontestualizzare, attenti bene, la messa da atmosfera sacra tragica, perciò salvifica, all'atmosfera quanto più allegra e gioiosa, come voleva Lutero, che era depresso, stava male con se stesso e perciò voleva canti, canti, continui canti, alzata di mano, l'aspetto emotivo andava coinvolto. Voi notate quale differenza abissale quando si partecipa alla messa tradizionale. Non c'è nessun aspetto emotivo che va coinvolto, perché la messa non coinvolge la dimensione emotiva prima di tutto. È un atto di adorazione al Cristo che si offre al Padre per noi. Ecco il silenzio. Il tentativo di rappresentare la cena del Signore come una celebrazione di amicizia e di allegrezza ha dato luogo in questi anni a sacrilegi continui, in cui promiscuità di materia, arbitrio di gesti, illegittimità dei consacratori, profanità di luoghi, modi e di modi costituiscono, hanno costituito e costituiscono ancora oggi uno scandalo e una tristezza immensa per Madre Chiesa. L'ultima cena è stato un atto di supremo amore divino, è stato un evento tragico. Gesù l'ha celebrata nel presentimento della morte, ha istituito l'Eucaristia all'ombra del tradimento di Giuda, nello spavento dei discepoli incerti della loro propria fedeltà al Maestro, nello sgomento prelusivo al sudore di sangue nell'orto del Getsemani. L'arte cristiana lo ha confermato, ma la teologia post-conciliare imbevuta di neoluteranesimo ha scemato la riverenza al sacramento, e la riforma liturgica ha prodotto, in ragione della mimetica ecumenista, una messa dove vale prima di tutto l'aspetto della fraternità, perdendo di vista la croce
il sacrificio. E allora è stato abrogato il digiuno prima della comunione, sono scemate le lumiere, sono divenuti sempre più rari, ormai inesistenti, gli inchini, i baci, le genuflessioni. È stato destituito il Santissimo Sacramento dal luogo più degno del Tempio, calato il tabernacolo dall'eccelsa posizione elevata e dalla posizione centrale alla posizione laterale. Al centro è stata messa la parola, la presidenza del celebrante e l'ambone. Disusate le private e pubbliche devozioni, cancellata dai calendari la solennità del Corpus Domini, divenuta una processione così, diciamo, non so come dire, simbolica, tollerato l'uso di qualunque materia. Il giornale dell'arcivescovo di Seattle negli Stati Uniti qualche anno fa, dava la ricetta per confezionare l'Eucaristia: Meal, Crisco, Eggs, Baking Powder and Honey, cioè latte, Crisco, che è una specie di margarina, uova, lievito e miele. Sono state minuscolizzate le iniziali delle parole sacre, sono stati disusati la preparazione, il ringraziamento per la Santa Comunione, è decaduto il precetto pasquale, le sedie hanno sostituito i banchi con gli inginocchiatoi, sono state trattate le sacre specie eucaristiche da tutte le mani, è data la comunione nelle mani col permesso del Papa. A chi non ha le mani consacrate, si è giunti a familiarità inaudite con le ostie consacrate, perché la messa ha perso di essere sacrificio, è divenuta cena, conviviale, tutto è stato possibile a partire da quel momento. Ci sono stati preti negli anni Ottanta che inviavano in busta per posta ai fedeli la comunione consacrata perché potessero comunicarsi. La crisi della Chiesa è stata crisi dell'Eucaristia. Il sacramento più adorato che preso come cibo destava nei fedeli, prima del Concilio Vaticano II, profondi sentimenti di tremore, di fede e di amore. Il diacono cantava il monito: accedite cum fide, tremore et direzione. Accostatevi con fede, con tremore e con amore. Questi sentimenti sono durati sino al Vaticano II, dice il professor Amerio. Nella pratica comune, dopo, si è perso completamente tutto. La riduzione dell'Eucaristia, e dell'ultimo passaggio, a cena conviviale che fa memoria del Signore, è stata comunque incoraggiata e sostenuta inspiegabilmente dallo stesso Papa. Il romano pontefice Paolo VI, nell'articolo 7, attenti a questo giallo che vi colpirà, della Institutio Generalis Missalis Romani, promulgata il 3 aprile 1969, dava questa definizione della messa. Paolo VI dava questa definizione della messa il 3 aprile 69. Se io vi chiedessi a tutti voi qui presenti che cos'è la messa, voi a questo punto cosa risponderete subito? Più forte! Il sacrificio incruento di Cristo sulla croce. Ci siamo? Questa è la risposta più importante che un cattolico può dare della messa. E allora ci aspettiamo che il Papa dica la stessa cosa. Scompare la parola sacrificio. Paolo VI così definisce la messa all'indomani del Concilio Vaticano II. Tenetevi, La cena del Signore o la messa è la Santa Assemblea. Viva Lutero! Viva la massoneria ecclesiastica! Questa era... E guardate, io sono siciliano, no? Te vedi che in Sicilia sono sempre lì che le autostrade devono continuamente aggiustare.
La Sicilia potrebbe esplodere, ha ragione Vittorio Sgarbi quando dice: benedetta Sicilia, se il governo italiano la valorizzasse sarebbe la terra più bella del mondo, verrebbero tutti i turisti in Sicilia. È vero, scusate, non è patriottismo, ma la Sicilia resta una regione assolutamente incantevole, ma le infrastrutture sono, diciamo, dell'epoca borbonica, più o meno. Allora, tu trovi che devono aprire una galleria. Io mi ricordo che c'è una galleria che avevano iniziato a costruire quando io ero ancora piccolo, te vedi che ancora sono lì che, capito, devono gestirla. Ma invece, perché vi sto dicendo quello? Perché Paolo VI, invece, noi ci stupiamo che sia arrivato Bergoglio così, ma hanno fatto gli apripista a questo. La messa, no, non posso starci a questo. Benedetto Monsignor Lefebvre aveva ragione a soffrire in quel modo, non poteva accettare che un papa dicesse questo. E quando con stupore diceva: ma Roma ha tradito la fede, ma io ho creduto quello che per 2000 anni la Chiesa mi ha insegnato, come mai adesso questa roba è così nuova? La messa è la cena del Signore? La cena del Signore omessa è la Santa Assemblea? No! Questo è, ma capite, è una, come quando l'aereo vira, vi è mai capitato di virare con l'aereo? Non lo auguro a nessuno, per ragioni, come si chiamano, di turbolenza, talora il comandante, quando è abile, per impedire ai passeggeri di sentire 3-4 minuti tremendi, gli fa sentire una virata che vale molto peggio. No? È vero? Perché a me è capitato, che io ho viaggiato molto in aereo, anche a me è capitato più di una volta viaggiando in inverno, che te vai per introdurti in una, lo senti, no? L'aereo si sente quando sta per entrare in turbolenza, e io temo non la turbolenza e dico: oh mio Dio, speriamo che il comandante non viri. Perché a un certo punto fanno in quel modolino che sembra che l'aereo chissà dove stia andando a parare. Paolo VI, comandante dell'aereo cattolico, ha fatto una virata spaventosa. Abbiamo ancora le vertigini e nessuno se ne accorge. Tutti i preti non sono più cattolici allora. E la Santa Assemblea che si raduna sotto la presidenza del sacerdote, attenti, vediamo, magari lo dice per celebrare il sacrificio di Cristo, magari alla fine, dai, per celebrare il memoriale del Signore. Questa affermazione, ho concluso, di Paolo VI è stata così catastrofica, così tragica, che due o tre sono le cose. Primo, avrebbero ragione quelli che dicono era già lui animato dalla massoneria, oppure non è stato in grado di gestire. In ogni caso, l'affermazione di Paolo VI aveva suscitato nel 69 una tale reazione che l'articolo 7 viene rivisitato, ma non da Paolo VI, ma dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, che rettifica il Papa. Ormai, guardate, dagli anni... Allora il terzo segreto di Fatima in attuazione, capite? La Congregazione rettifica e dice che cosa è la Messa. E dice: nella Messa o cena del Signore, il popolo di Dio è adunato sotto la presidenza del sacerdote che porta la persona di Cristo per celebrare, questo stile tipico, no? Ridondante, che alla fine non ti resta niente, per celebrare il memoriale del Signore, virgola, cioè il sacrificio eucaristico. Hanno dovuto correggere il Papa. Bene, carissimi, io per stasera credo di poter concludere così. Chiediamo alla Madonna che ci sostenga e che ci aiuti in questa battaglia. Vi ringrazio della vostra presenza così significativa, voi che siete qui e quanti ci hanno seguito da casa in questa interminabile catechesi. E a tutti voi auguro una santa serata e una notte secondo il cuore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Avanti.